Ciao, benvenuti! Io sono Jessica e questo è un nuovo video della rubrica Biblioteche. Infatti vedremo insieme un libro molto molto particolare dedicato alla robotica. In particolare vedremo insieme questo libro che è Costruisci il tuo robot e scopri come funziona. È un libro di Editoriale Scienza. A me è sempre piaciuto moltissimo il loro catalogo, quindi sono andata sul sicuro quando l'ho acquistato. Infatti non mi ha delusa. All'interno del libro troviamo una prima parte di spiegazioni che ci fa vedere un pochino la storia dei robot, poi lo vedremo anche da vicino e ci spiega come sono fatti. Però in modo particolare la seconda parte di questo strumento, chiamarlo libro forse è un pochino riduttivo, ci dà tutti gli strumenti e i materiali per andare a costruire tre robot. In realtà non sono i classici robot, sono degli pseudo robot, dei robot di cartone che funzionano con dei motorini a carica, simili a quelli dei carry-on per intenderci, però sono molto molto interessanti perché permettono ai bambini di avvicinarsi in modo sicuro alla costruzione di un piccolo robottino e di vedere anche da vicino la parte meccanica, perché avremo a disposizione due motori diversi che muoveranno tre parti diverse dei robot. Infatti avremo un robot che muove le braccia, uno che muove il busto e un altro robot che muove le gambe. Ma non ci perdiamo in chiacchiere, andiamo a vedere subito da vicino il libro e andiamo a costruire anche insieme uno dei tre robot che viene proposto. Alla fine vi metto anche qualche immagine della banda di robot, invece ovviamente li ho costruiti tutti e tre perché non potevo resistere e quindi li vedrete tutti insieme. Ed ecco il nostro libro, anche la copertina è rigida e cartonata. Qui c'è l'indice che, come vedete, è molto ricco, quindi anche la parte iniziale è completa e ci possiamo divertire a leggerla e a guardare le illustrazioni che sono molto curate. Abbiamo diversi aspetti dei robot. Finita la parte teorica, arriviamo ai modellini, che ci fanno vedere come saranno i modellini finiti, quali sono i pezzi che ci serviranno per montarli, compresi i due motori. Dopodiché abbiamo le pagine delle istruzioni per tutti e tre i robot. Come vedete, le istruzioni sono sia scritte che disegnate, quindi abbiamo anche il supporto del disegno che ci fa vedere quali sono i pezzi che ci interessano e come montarli. Sul retro abbiamo la scatolina che contiene tutti i pezzi. All'interno abbiamo i tre motori, due della tipologia B e uno della tipologia A. Il motorino della tipologia B è questo. E il perno esce soltanto da una delle due parti. Il motorino invece della tipologia ha un pernetto che passa sia da una parte che dall'altra. Provate un po' a indovinare in quale robot dovrà essere inserito. E poi abbiamo per ogni robot due cartoncini fustellati. All'interno ci sono ovviamente i pezzettini che andremo a togliere dalla fustella e a incastrare tra di loro. Ogni pezzettino è numerato e questo ci aiuterà a riconoscerli quando dovremo costruire appunto il robot. Il cartone è molto spesso, è disegnato e colorato sia sul fronte che sul retro. Questi sono i pezzi per costruire Einstein e noi adesso costruiremo proprio lui. Iniziamo. Ovviamente questo non sarà un tutorial passo passo, vediamo solo insieme in maniera veloce la nascita del nostro robottino. Come vi dicevo, il cartone è molto spesso, quindi riusciamo a costruire facilmente. Ovviamente dobbiamo fare un pochino di attenzione soltanto nei pezzi che hanno dei tagli orizzontali, quindi stiamo un pochino attenti quando andiamo ad incastrarli. Il libro vi consiglia di defustellare tutti i pezzi, quindi di fare un mucchietto e poi di costruire. Io vi consiglio invece di tenere i pezzi all'interno della base di cartone perché sulla base ci sono i numerini e questo senz'altro vi aiuta a riconoscerli più facilmente e più velocemente. Ed ecco che andiamo ad inserire il motore. Mi piace molto l'attenzione che hanno riservato anche al motore perché viene proprio fissato all'interno della struttura e questo ci permette di avere ovviamente un robot che funzionerà meglio e per più tempo. Un altro consiglio che vi do è quello di, prima di costruire, di leggere tutte le istruzioni dall'inizio alla fine, tanto non sono molte, quindi non ci metterete tantissimo tempo.
perché in questo modo avete la possibilità già di capire un pochino come è fatta la struttura principale del robot e di orientarvi meglio anche quando andrete poi a costruire il robot definitivamente. Ed ecco che inseriamo gli ultimi pezzi per collegare proprio il motore alla struttura principale, in questo caso alle braccia. Quindi potremmo divertirci a vedere quali sono le strutture che permettono alle braccia di muoversi, collegate ovviamente al motorino. Ed ecco finito il nostro robot, lo proviamo insieme. Una bella caricata e via. Adesso guardiamo da vicino tutti e tre i robot. Ed eccoli tutti qua vicino a noi. Vi devo dire che il mio preferito è Newton, che muove le gambette e quindi è veramente molto molto carino. Come vi dicevo all'inizio, sia la parte del libro per le spiegazioni che sono molto chiare e anche i disegni, la parte grafica è veramente molto curata, mi è piaciuta molto. Ovviamente la parte che mi ha preso di più è la parte di costruzione, che mi permette di metterci le mani e di costruire i nostri tre robot amici. Come sempre, anche di questo libro trovate i riferimenti nell'info box. Ditemi nei commenti che cosa ne pensate, se l'avete già provato, se l'avete già utilizzato, oppure se vi ho fatto venire voglia di scoprire qualcosa di più rispetto a questo strumento. Come sempre, io vi aspetto qui sul canale giovedì prossimo e vi ricordo anche che c'è il nuovo sito dove continueremo ad approfondire gli argomenti del canale. In ogni caso, io vi aspetto sempre qui. Ciao!